Mai dimenticare, giornata della memoria per le vittime della Shoah in tutta la Versilia, ricordo dell'Olocausto. In prefettura Lucca consegnata al pronipote del viareggino Gennaro Guida la medaglia alla memoria del nonno deportato. Spiaggia invasa dai rifiuti, 20 quintali di spazzatura raccolte in una mattina sull'arenile di Marina di Pietrasanta, 500 persone alla giornata ambientalista di Fare Verde, non solo plastiche e microplastiche ma anche ingombranti. Satira e coriandoli, successo strepitoso della 14ª edizione del Festival di Burlamacco, non solo musica al Teatro Jenco ma anche tanta ironia pungente verso l'amministrazione e la fondazione, in pieno stile viareggino. Canzonetta, che spettacolo, gli antichi feudi con Silvia Barbieri tornano alla vittoria dello sprocco, il Val di Castello conquista la scartocciata, risate a non finire al Comunale di Pietrasanta per il Festival del Carnevale, sarà trasmesso tutto su Noi TV. Calcio, passo falso per il Real Forte Querceta, contro il Borgo Sesia e i nerazzurri vanno KO dopo 8 vittorie di fila, pesano le assenze, inarrestabile invece il Seravezza che vince ancora superando il Chieri. E ben ritrovati con l'informazione del TG Noi Versilia, in apertura la giornata della memoria, il ricordo delle vittime della Shoah, davvero tante le iniziative su tutto il territorio in Versilia e non soltanto, ma in primo piano c'è la cerimonia ufficiale in prefettura a Lucca di fronte alle istituzioni e agli studenti del territorio, consegnate le medaglie d'onore ai familiari dei deportati, delle vittime dell'Olocausto, fra questo anche il pronipote di un viareggino. Vediamo il nostro servizio. Si è tenuta nella Galleria delle Statue della Prefettura la celebrazione del Giorno della Memoria, in ricordo della Shoah, della persecuzione dei cittadini ebrei e degli italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti. Al termine della mattinata sono state consegnate le medaglie d'oro concesse dal Presidente della Repubblica al reduce Ilario Simoni e alla memoria di Gennaro Guida. Simoni, 98 anni, originario di Fagnano, è uno degli ultimi sopravvissuti della deportazione nazifascista ancora in vita in Italia. È stato invece Alessandro, pronipote del viareggino Gennaro Guida, a ricevere dalle mani del prefetto e del sindaco Giorgio Del Ghingaro la medaglia alla memoria del nonno. Ma i veri protagonisti di questa giornata della memoria sono stati i ragazzi delle scuole, con l'inno di Mameli in apertura affidato alle voci degli studenti dell'Istituto Comprensivo Lucca 2 e le testimonianze portate da 4 iscritti del Polo Fermi Giorgi che hanno partecipato, insieme ai loro compagni, all'iniziativa della Regione Toscana del Treno della Memoria. A portare le loro riflessioni sulle principali figure lucchesi protagoniste di quegli anni anche alcuni studenti dell'Istituto Carrara. Durante la cerimonia, intervallata da intermezzi musicali del Liceo Artistico Musicale Passaglia, il professor Stefano Bucciarelli dell'Istituto Storico della Resistenza ha inquadrato il momento storico in cui si è svolto l'orrore della Shoah, mentre il prefetto Francesco Esposito ha sottolineato l'importanza di tramandare alle giovani generazioni la memoria di quei fatti, in special modo in questo particolare momento storico. In ogni momento di aggregazione. Cerimonia, dicevamo, in Versilia, a Viareggio, in Consiglio Comunale, è stato celebrato questo appuntamento, è stata annunciata la volontà di insignire del premio speciale Città di Viareggio nell'ambito del premio Viareggio Repaci la senatrice Liliana Segre. È una sollecitazione che arriva dalla città e mi auguro che l'unanimità del Consiglio Comunale approvi la mozione presentata dalla maggioranza, ha detto così il primo cittadino. Nel suo intervento il sindaco ha ricordato il sottufficiale dei bersaglieri Gennaro Guida, originario di Viareggio, e abbiamo appena visto l'omaggio al pronipote in questo servizio. Ma dicevamo, iniziative anche nel resto della Versilia, a Pietrasanta non senza polemiche, siamo a Strettoia dove l'amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia insieme agli studenti della scuola Mutti della frazione pietrasantina, presente anche Ilio Corrotti, figlio di Carlo Corrotti, deportato a Mauthausen e sopravvissuto. È stata raccontata questa esperienza direttamente dal suo discendente, presente anche lo storico locale Ezio Mazzoni.
Marcucci, che ha narrato ai giovani le vicende che hanno caratterizzato il periodo della guerra sul territorio. Presente avete visto l'assessore all'istruzione Bresciani e la presidente del Consiglio Comunale. Appello dunque alla memoria e a ricordare quei fatti. C'è però polemica, dicevamo, da parte delle forze di opposizione, in particolare del Partito Democratico, che giudica l'iniziativa tardiva organizzata all'ultimo minuto e comunque insufficiente l'impegno messo dall'amministrazione di centrodestra Giovannetti nel celebrare questo appuntamento, come spiega in una nota il Partito Democratico di Pietrasanta. E restiamo ancora nel comune di Pietrasanta per parlare di un'invasione di rifiuti sulla spiaggia. C'è stata però per fortuna anche un'invasione di volontari che hanno raccolto domenica mattina, pensate, quintali e quintali di spazzatura abbandonata, non soltanto plastica ma anche ingombranti. Vediamo le immagini. Un'adesione record per la raccolta dei rifiuti sulla spiaggia marina di Pietrasanta. In 500 molte famiglie con bambini, gruppi di boy scout e tante associazioni hanno partecipato domenica mattina alla terza edizione del Mare d'Inverno, l'iniziativa promossa dall'associazione Fare Verde Onlus. Il bottino impressionante, circa 20 quintali di rifiuti raccolti dalle 7 squadre suddivise tra Focette, Tonfano e Fiumetto. A stupire non è soltanto la quantità dei rifiuti, ma anche la tipologia. I volontari hanno trovato un WC chimico portatile, 14 pneumatici di auto, un casco di una moto, un seggiolino di un'auto, numerose sedie di plastica, due coperte, decine di metri di reti da pesca, oltre a 40 sacchi di bottiglie di plastica e 10 di vetro. E naturalmente una quantità incredibile di microplastiche, insomma un mare di rifiuti che le mareggiate hanno riconsegnato al legittimo proprietario, ovvero l'uomo. A raccogliere i rifiuti consegnati ad Ersu, famiglie intere, bambini e amministratori comunali. L'iniziativa, che ha visto la collaborazione del Ministero dell'Ambiente, dell'amministrazione di Pietrasanta, della Consulta, del volontariato, ma anche la Guardia Costiera e gli stessi balneari, si è chiusa con un maxi girotondo sulla spiaggia. Uno straordinario esercizio di partecipazione collettiva, educazione civile e rispetto dell'ambiente, ha dichiarato il sindaco Alberto Giovannetti accanto all'organizzatrice di Fare Verde Anna Silvestro. La partecipazione di tante associazioni e soprattutto giovani, ha concluso, è un messaggio che deve passare forte. La sanità adesso sul nuovo coronavirus. L'azienda USL Toscana Nord-Ovest fa sapere di aver inoltrato le indicazioni ministeriali alla rete dei 13 ospedali territoriali, con attenzione particolare ai reparti di malattie infettive, ai laboratori e ai pronto soccorso, coinvolti anche le strutture di igiene pubblica, ambulatori di medicina dei viaggiatori e la medicina generale. L'obiettivo è farsi trovare pronti, spiega in una nota la ASL del nostro territorio, per riconoscere la sintomatologia associabile alla polmonite da coronavirus su persone provenienti dalla Cina e che presentino difficoltà respiratorie, ma anche tosse secca e febbre, tutto quanto stabilito dal Ministero della Salute. Al momento però la ASL e la Regione Toscana in una nota specificano che la probabilità di introduzione del virus nei paesi dell'Unione Europea è considerata ancora moderata, ma è importante mantenere alti livelli di attenzione da parte delle autorità sanitarie. E andiamo in ospedale nel reparto di pediatria, al Versilia, dove i volontari dell'associazione Motogruppo Tartaruga Lente hanno donato alcune apparecchiature mediche ricordando pulce scarburato, due delle 32 vittime della strage ferroviaria di Viareggio. Un'importante donazione frutto dell'attività di beneficenza del gruppo nell'ultimo periodo natalizio, ovvero l'evento Rombo di Natale e Befana Biker, con le offerte arrivate nell'occasione da tante famiglie durante gli eventi in Piazza Mazzini a Viareggio. Per occasione presente anche Irene Ceneri, madre della piccola Jo, la bambina di 2 anni che dovrà essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico negli USA per poter tornare a camminare. A lei, alla madre, sono state consegnate le ultime donazioni nelle letterine arrivate dai viareggini. E andranno avanti le iniziative al mercatino a offerta, che porterà un nuovo evento il 15 di marzo ancora a Viareggio. Apriamo adesso la pagina dedicata al Carnevale, del resto mancano pochissimi giorni al via dei festeggiamenti per l'edizione 2020, ricordiamo sarà questo sabato che potrete seguire su Noi TV a partire dalle 16. Intanto arrivano novità per la giornata del Giovedì Grasso, non soltanto il corso straordinario, quello aggiuntivo come sapete da programma ufficiale, ma torna anche un Giovedì Grasso pomeridiano per i bambini sotto la Torre Matilde dopo 2 anni alla Cittadella. Sentiamo. Il prossimo 20 febbraio, Giovedì Grasso, sarà il giorno più lungo del Carnevale.
Il Rione Vecchia Viareggio, in collaborazione con la Fondazione, ha organizzato all'ombra della Torre Matilde un pomeriggio di festa che prenderà il via alle 14. Pincianello, maschera dello storico Rione, accoglierà Burlamacca e Undina, gli sbandieratori e la banda ufficiale del Carnevale. Tutti insieme sfileranno per le vie della città per raggiungere Piazza Mazzini in tempo per il corso mascherato. C'è il raduno alle ore 14:30 in Piazza Manzoni. Dopodiché con tutti i ragazzi delle scuole faremo una sfilata fra via Foce, via Recia per ritornare poi nella piazza Santa Maria, dove incontreremo quest'anno con la collaborazione della Fondazione la banda della Fondazione e gli sbandieratori e tutte le mascherate che vogliono intervenire a questa bella giornata. Chiaramente ci sarà musica dal vivo, chiaramente, poi ci saranno merendine per i ragazzi, dopodiché alle 17 ci sarà la sfilata che partirà dalla via Foce lungo la via Cesare Battisti, via Mazzini per collegarsi con la, diciamo, con la via Lammare, dove ci sarà il corso mascherato, novità di quest'anno. Intanto il comitato organizzatore della Vecchia Viareggio, che già pensa ai festeggiamenti del cinquantenario nel 2021, ha ricordato oggi, nel giorno del suo compleanno, lo storico presidente Marco Marmugi, scomparso un anno fa alla vigilia dell'apertura del Carnevale. Ma di fatto è già piena atmosfera carnevalesca in città a Viareggio, del resto nell'ultimo fine settimana si è svolto al Teatro Jenco, esaurito per due sere di fila, il Festival di Burlamacco, che è stato vinto da Massimiliano Marchetti con il brano Viareggio Salvami, un tripudio non solo di allegria ma anche di satira e di musica. Vediamo il servizio. Nel corso delle due serate del Festival di Burlamacco, magistralmente condotte venerdì e sabato scorso dal direttore artistico Luca Bonuccelli, che per presenza, bravura e padronanza scenica meriterebbe ben altri palcoscenici, non è mancata la satira politica, davvero pungente, che ha preso di mira i protagonisti dell'amministrazione viareggina e che ha visto brillare a fianco di Luca Bonuccelli Andrea Paci, storico DJ e meraviglioso trascinatore. Queste emozioni ci perseguitano da 14 anni e siamo felici di portarle avanti perché è bellissimo, sempre un'emozione indescrivibile fare questo spettacolo con questi ragazzi, con tutti gli autori, i cantanti che si danno da fare e che fanno queste opere meravigliose. Bisogna portare avanti la musica di Carnevale e credo che stasera la musica di Carnevale si è fatta sentire più viva e più vibrante che mai. Le canzoni sono belle, soprattutto ce n'è stata una in più rispetto allo scorso anno presentata, e canzoni da diverse parti d'Italia. Ci fa piacere perché abbiamo tratto una canzone in finale che arriva da Roma, un cantante che arriva da Roma, un cantante che arriva da Pescia, che comunque questo cantante è già diversi anni che viene al Carnevale d'Arsena con la sua band. Quindi ci fa molto piacere che, insomma, oltre i confini della provincia di Lucca ci sia questa voglia di partecipare al Festival di Burlamacco. Dell'allegra combriccola che ha regalato 3 ore di sano divertimento fanno parte 3 giovani talenti: Leonardo Bonuccelli, che ha cantato, ballato e presentato insieme a Martina Del Chicca e Vanessa Vannucci. Uno spettacolo ricco, intenso e divertente, nato dall'impegno dei carnevalari che doneranno in beneficenza anche quest'anno apparecchiature sanitarie alla Misericordia, Croce Verde e Croce Rossa di Viareggio. Grandissime serate dedicate alla nostra manifestazione più importante. Iniziamo con il Festival di Burlamacco e poi proseguiamo per tutto il mese di febbraio. Una grande serata di musica, una grande tradizione, insomma, celebri ci hanno fatto emozionare, ballare e anche divertirci le nostre canzoni che sono nel cuore di tutti noi, per cui stasera davvero è una grande serata in onore a Viareggio. E al Festival di Burlamacco sarà dedicata una puntata speciale di Effetto Versili a cura di Massimo Mazzolini, con le interviste ai protagonisti e tutti i brani che sono stati portati sul palco dello Jenco. L'appuntamento da segnare è quello di venerdì alle 21 su Noi TV, naturalmente. Dalla canzonetta di Viareggio a quella della Carnevale Pietrasantino, al Comunale esaurito per quasi una settimana, è andata in scena la kermesse dello Sprocco e della Scartocciata con grande successo. Gli antichi feudi hanno vinto la gara canora, mentre Val di Castello è tornato a vincere negli sketch in teatro in dialetto. Sentiamo.
Applausi, risate e tantissime emozioni per la finale della canzonetta del Carnevale Pietrasantino, che sabato sera, nella quarta e ultima serata del festival, ha premiato i vincitori di questa 18ª edizione della manifestazione. Nella gara canora fra le 12 contrade, il primo premio dello sprocco è andato agli Antichi Feudi, grazie alla brillante e travolgente interpretazione di Silvia Barbieri alla sua 11ª partecipazione con il brano Evviva il Carnevale, scritto da Eric Matteucci e arrangiato da Simon Luca Ciffa. Secondo posto per la collina, con la voce impeccabile di India Simi, 9 volte vincitrice, con il brano Con un tocco di poesia di Adriano Barghetti. Alla collina è andato anche il primo premio della giuria popolare votato dalle contrade. Terzo posto per Claudio Orlandi, vincitore del 2019 con Sospeso, grazie alla sua sorprendente interpretazione da burattino. Il primo posto per La Scartocciata, la gara per la migliore scenetta in dialetto versiliese, è andata alla contrada Val di Castello, con Il Mattino a Loro in Bocca, uno sketch esilarante, tutto al femminile, che ha fatto ridere, ma anche riflettere sulla donna di oggi. Sulla mia scrivania, doppia denuncia a suo carico per molestie e offese da parte della sua moglie e della stagista di turno, beccate a letto insieme. Facevino praticantato, ma... No, mandila alla corte. Che corte? Alla corte di castrazione. La paura lo deve scavare fin dentro l'anima, se l'anima ce l'ha. Perché gli uomini, quelli veri, le rispettino le donne. Simona Mattei, del Val di Castello, si è aggiudicata anche la prima edizione del premio per la migliore interprete femminile, intitolato a Renza Viviani, amatissima presidente della Collina, scomparso un mese fa. Collina, che per un soffio non ha ritrovato la vittoria alla Scartocciata, arrivando al secondo posto per uno scarto minimo. Medaglia di bronzo per Strettoia, quarta brancagliana. Calorosissimo, come ogni anno, il pubblico pietrasantino, che ha affollato per 4 serate consecutive il teatro comunale, sempre tutto esaurito. Anche quest'anno Noi TV trasmetterà tutte le serate dello sprocco, primo appuntamento giovedì 6 febbraio alle 21. E in edicola il poster del Carnevale di Viareggio con il manifesto ufficiale, sentiamo. Un poster per contribuire a diffondere e promuovere il Carnevale di Viareggio. È l'iniziativa del quotidiano La Nazione in vista dell'imminente edizione della manifestazione. Questo giovedì 30 gennaio, in edicola, in omaggio con il giornale, verrà distribuito il manifesto ufficiale dell'edizione 2020. Si tratta di un poster vero e proprio da conservare, il cui disegno, come noto, è stato ideato da Stefano Giovannoni, industrial designer, interior designer e architetto. Un'illustrazione in cui domina il personaggio di Burlamacco, che si protende in avanti, dondolandosi sulla catena dello chandelier, tenuto in bocca da una giraffa imponente, che dall'alto della sua mole domina la scena. Attorno ad essa, come in una sorta di gioiosa arca di Noè, altri oggetti prendono parte alla scena, creando una cornice allegra e variopinta. La dimensione è 50x70, quindi anche in questo caso la dimensione originale, un disegno molto bello che del resto è già stato apprezzato molto dai viareggini. E questa non sarà la prima sorpresa, ce ne saranno diverse durante il mese di febbraio, perché regaleremo poi una calamita raffigurante Burlamacco, regaleremo un laccetto da collo con la frase di una nota canzone del Carnevale e ancora regaleremo uno specchietto da borsa per le signore e infine anche una penna con lo slogan I love Viareggio, un modo per festeggiare l'arrivo appunto del Carnevale, un modo inedito e originale per sottolineare quello che è la tradizione e il legame dei viareggini con questa festa veramente magnifica. Torna il maltempo, allerta gialla per vento e mareggiate sulla costa. L'ingresso di aria umida e mite in atto nella nostra regione, fa sapere una nota alla Protezione Civile, causerà un peggioramento del tempo nella giornata di martedì. Piogge sulle zone settentrionali, forti venti di libeccio e mareggiate sulla costa centro-settentrionale. Per questo è stata diramata, come accennato, un codice giallo per vento e mareggiate su gran parte della Toscana, salvo la zona meridionale, ma la costa versiliese appunto è interessante per la giornata di martedì 28.
Ci fermiamo qua con la pagina di cronaca, tra poco di nuovo insieme con le notizie sportive del TG Noi Versilia. Di nuovo insieme, ben ritrovati, pagina sportiva del nostro telegiornale. Partiamo con il calcio, la Serie D che ha visto un KO per il Real Forte Querceta e invece un Seravezza ancora una volta vittorioso. Facciamo il punto con Roy Lepore. Battuta di arresto del Real Forte Querceta sul campo del Borgo Sesia che ha vinto 2-1, ma le assenze per i ragazzi di Cristian Amoroso erano troppe, dagli squalificati Falchini e Lazzarini agli influenzati di Paola e Doveri e poi ai debilitati Angelotti, Musacci e Fazzini, ed è per questo che alla lunga i locali ne hanno approfittato. Dopo 8 risultati utili consecutivi, i nerazzurri si sono dovuti arrendere, hanno centrato i locali la vittoria in rimonta. Il gol iniziale di Fantini ha costretto infatti la squadra di casa a dover recuperare, prima pareggiato con Ferrandino nella ripresa e poi nel recupero con Renolfi ha trovato la rete dei 3 punti definitivi, ed ora alle porte c'è la trasferta sul campo del fanalino di coda Givi Borgo. Inarrestabile la marcia del Seravezza Pozzi, che trova ancora una volta la partita giusta superando il Chieri, squadra quotata di questo torneo. Sono 4 su 4 le vittorie nel girone di ritorno con ben 16 reti all'attivo. Al buon riposo è arrivato il 4° successo su altrettante gare dopo il giro di boa. La rete del vantaggio giunge dopo appena 8 minuti con Giordani, poi Podestà costringe all'autorete nella ripresa Koulibaly e lo stesso giocatore realizza la rete del 3-0 per una vittoria che adesso colloca i verratazzurri in 5ª posizione. Lasciamo il calcio adesso, ok su pista, una giornata difficile per le versiliesi, un KO per il centro, caduto a Valdagno 4-0, un Forte dei Marmi fermato dalla Sarzana 2-2, partiamo dai bianconeri, sentiamo anche le parole di Francesco Dolce. L'allenatore del centro giovani calciatori Francesco Dolce, squalificato per 2 giornate, ha seguito la partita dalla tribuna sulla pista di Valdagno. Al termine della gara ha comunque effettuato un commento in panchina, era stato sostituito dall'ex giocatore del centro giovani calciatori Gino Marabotti. È una partita alla fine equilibrata. È chiaro che se contro queste squadre qua commetti degli errori, delle ingenuità, le paghi, è normale. Abbiamo fatto 2 errori, 2 gol, li abbiamo regalati noi il primo tempo e sappiamo le individualità che hanno, se li lasci delle occasioni del genere dopo ti puniscono, è normale, insomma, sono stati due errori nostri. Poi però abbiamo avuto la possibilità, sia al primo tempo abbiamo avuto parecchi contropiedi dove potevamo addrizzare il risultato e ci è mancato di buttarla dentro stasera. Sinceramente non ho visto neanche una superiorità dall'altra parte come può suggerire il risultato, insomma. È chiaro che sul 2-0 c'è il rigore, poi dopo la punizione di prima e fai il rigore, fai il 2-1, eravamo a 9 falli, insomma la partita era ampiamente riacciuffabile, no? In quel momento lì è chiaro che se non lo fai, poi dopo abbiamo preso i 2 blu, uno ampiamente evitabile e quindi dopo abbiamo compromesso tutto, no? È chiaro che prendi 2 blu a 4 minuti alla fine e non c'era più niente da fare, però peccato che insomma con 2 occasioni del genere poter fare il gol del 2-1 e essere a 9 falli, insomma era uno spiraglio di luce bello grosso. Dicevamo un Forte dei Marmi stoppato in casa 2-2 dal Sarzana, ma sentiamo i particolari. L'Hockey Forte dei Marmi si è fatto bloccare in casa dalla Sarzana con il risultato finale di 2-2. La squadra dell'ex bianconero frena quindi la striscia positiva dei rossoblù, che erano comunque passati in vantaggio all'11:34 del primo tempo con Burgaià. È arrivato poi il pareggio di Rossi per gli ospiti per il parziale finale del primo tempo. Da segnalare alcuni interventi importanti del portiere Simone Corona,
Maradona, che aveva negato al Forte dei Marmi le opportunità di andare in gol. Nella ripresa si apre con la parata di Ignata su deviazione di Rossi dopo 20 secondi. A due minuti i padroni di casa tornano in vantaggio grazie ad Ambrosio, che riceve il passaggio di Cajas in aria e batte Corona con le spalle alla porta. Al 17esimo arriva Corona, che para ad Ambrosio il tiro diretto del decimo fallo del Salzana, e al 19 Ignata fa altrettanto sul tiro di Moiano, che però al 21 si prende un'importante rivincita realizzando la rete del 2-2, un punto sicuramente importante per i Liguri, che frena quindi la corsa del Forte dei Marmi. Ancora per lo sport, la ginnastica ci porta a Pala Barsacchi, dove erano oltre 250 le atlete impegnate nella prima prova di serie D zona mare di ginnastica ritmica, che si è svolta domenica scorsa al Palasport della Darsena, organizzata dalla Via Regina Raffaello Motto. 4 livelli in totale, suddivisi in 2 categorie, allieve e junior senior. La società Via Regina ha collezionato numerosi podi, grazie anche all'intenso lavoro delle allenatrici. Dopo il settore agonistico è toccato al vivaio della Motto a salire in pedane. Sono state davvero tante le atlete presenti. C'era anche Burlamacco insieme a Undina, le maschere del Carnevale, perché la rivista ufficiale del Carnevale è stata consegnata alle squadre vincitrici. Giovedì al Pardini Sporting Center di Lido è previsto il saluto di benvenuto alla pluricampionessa bielorussa Kasiarina Alkina, che anche quest'anno parteciperà con la Motto alla Serie 1 al via sabato 1 febbraio. Con la prima prova, l'appuntamento a Lido dunque è nel segno della continuità del calendario di attività della Motto Scuola Via Regina. Ci fermiamo ancora, pochi istanti di pausa, tra poco torniamo insieme con gli eventuali aggiornamenti. Di nuovo insieme, ben ritrovati con un aggiornamento di cronaca da Massarosa. La direzione dell'Istituto Comprensivo 2, in accordo con l'ufficio scolastico, avvisa i genitori che per la giornata di martedì non è garantito il riscaldamento alle scuole di infanzia e primaria Aldo Moro a Piano di Mommio. Per questo l'amministrazione comunale specifica che, pur essendo garantito il servizio scolastico, si rimette ai genitori la decisione se mandare i bambini a scuola, vista l'improvvisa rottura di una caldaia alla quale stanno già lavorando i tecnici comunali, e la questione dei riscaldamenti nelle scuole già in passato, nelle settimane scorse, aveva tenuto banco a Massarosa e non soltanto. Non ci sono altri aggiornamenti, ci dobbiamo fermare qua, vi ringrazio dell'attenzione e auguro a tutti voi una buona serata.